Non c'è stato niente a fare, non si trovano posti di fatica, ma anche se può sparare, niente. Allora, a questo punto, figlio mio, hai mai partito, mamma mia. Sì, papà, ma come faccio a lasciare tutto? Io qua ho gli amici, la mia vita è qui. E poi, Angelo, come ci ho detto? Io la sono morto. Papà. Hai già capito quello che dici tu? Ad ammurare da noi se ne muore, secondo te io a che età? Ma ne paga a Napoli, che è mamma mia Napoli, tu lo sai, e me ne paga a faticare a Germania. E meno male che ho avuto l'idea di telefonare a chi vi pare, no, si vi uccide, lì. Hanno detto, come viene, quanto preoccupato, tapperamo noi in una fabbrica, ci stanno pochi fatiche. Ti troviamo pure una casarella. E quello che ci ho pensato, quando troviamo questa casarella, ci sistemiamo, vabbè, tu vieni a Napoli e ti pigli l'angelo e ti porta, ma che problemi ci sono? Sì, magari va anche bene, ma solo pensare che ci vuole tanto tempo, a me mi fa male. Però se ci stai tu che mi dai la forza, non mi fa paura niente. E affronto qualsiasi cosa col sorriso sulle labbra. Perché papà, se volesse, non ci fosse mica bisogno di partire. Ma io sono con un buon guaglione. Sono nato per faticare onestamente. E che se mi fa piacere che tu dire sempre questi sentimenti onesti, però che me ne ripiglia, purtroppo a così a dai la vita, che mi fa? Non si trova niente. È meglio che tu stai con quei sentimenti che vieni a faticare e non ti preoccupare, pensi che non può che l'aiuto le cucine nostre, non può che la casa mia ma noi ce ne andiamo tranquilli in grazia di Dio. E tu ripeti ancora una volta, a me mi dispiace che sta mamma mia, e tu sai mamma mia chi è? È Napoli. Va bene, non si trova una cosa, c'è la ferrovia, prendono dei biglietti. Che può fare? Può fare compagnia? Sì, papà, io devo risolvere alcune cose. Ma ci parla pure un mangio, magari. Va bene, per strada facendo, Ci andiamoci. incontriamo sempre, capo. Non ti preoccupare, andiamoci, vieni, vieni.